mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico fotografo Elio Lopez. Andate a vedere le sue fotografie, sono molto belle, su corpi scultori di gente che fa bodybuilding e non solo. Mi chiede di parlare di un film del 1986 americano di John Guglielmi, che è King Kong 2. Allora, se già il remake del primo King Kong era abbastanza, diciamo, mediocre, va, ma aveva almeno gli effetti rimbalzi, in questo ci sono ancora gli effetti rimbalzi che a tratti funzionicchiano, ma il film è delirante. Allora, King Kong non è morto nel primo, cascando dall'Empire State Building, è in coma, una dottoressa se ne prende cura, lo vuole risvegliare, lo vuole far tornare vivo, lo vuole addomesticare, ma per questo il nostro ha bisogno di un trapianto di cuore. Tornano all'isola, insomma, un cazzo in altro, trovano una femmina di Kong, i due scappano, deflagrano tutto e nasce con King Konghino. Ora, io non so, Elio giustamente, per presa per il culo, mi ha fatto parlare di questo obbrobrio della natura. Qui siamo di fronte a un film veramente inguardabile, uno dei film più brutti della storia del cinema, trash a livelli incredibili. Ci hanno speso anche soldi per questo troiaio, meno male a nessuno è venuto in mente di fare l'idea King Kong 3 e usare il figlio di King Kong, perché saremo veramente a dei livelli di bassezza assoluta. Non che questo film non lo sia. Linda Hamilton fa la scienziata a giro per caso ed è credibile zero. Anche John Ashton, Fran Mercandan e a tutti gli altri che fanno parte del cast sono completamente fuori ruolo e comunque sembrano girarsi attorno senza capire dove essere ben finiti. Un film chiaramente fatto grazie al successo del remake brutto, ma che aveva fatto incassare una cifra al nostro pochi anni prima, al nostro De Laurentiis, che qui ci riprova mettendo qualcosa in scena, qualcosa di veramente abominevole. Un film talmente scemo che non ci si crede. Inoltre gli effetti speciali sono invecchiati anche male, veramente veramente male, con quei plastioni. È un film che non dà spettacolo, noiosissimo, con una trama talmente scema che ti ho detto non ci si può nemmeno pensare di poterla costruire. Insomma, per me veramente siamo di fronte a una zozzeria immane, uno di quei film che non consiglierei al mio peggior nemico, ma che evidentemente dopo una serata, quando il cervello è sconquassato da qualsiasi cosa lo riduca in uno stato non troppo diciamo vigile, come può essere 4 litri di vino, magari il film può essere anche qualcosa per riderci per 15 ore o 15 giorni, visto che potrebbe anche lobotomizzarvi. Fate un po' voi. Per me King Kong 2 è più o meno l'equivalente di qualcuno volò sul nido del cuculo al contrario, cioè praticamente una lobotomia fatta direttamente da un film, se così lo vogliamo chiamare. Siamo di fronte veramente a una sciagura, non a cinema, a qualcosa che veramente non so neanche descrivere.